bella sciacquata, ecco qui. Tan tan. Welcome back! Bentrovati a tutti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una cosa molto speciale. Oggi vi mostrerò come poter aprire facilmente a casa i ricci di mare. Non ci servono taglieri, non ci servono coltelli professionali, ci bastano soltanto un paio di forbici. A differenza di tanti altri che non utilizzano le forbici, quasi le bannano per aprire i ricci perché dicono che si possono spezzare le spine, noi ci agevoliamo molto più facilmente perché dopo, con una semplice sciacquata, vi farò vedere che il riccio si apre totalmente. Iniziamo subito a farvi vedere come si aprono. Seguite attentamente questi passi perché soprattutto il primo step deve essere molto importante e deve essere molto preciso. Con la punta della forbice andate a perforare dove è presente la bocca del riccio, che oltretutto è anche la parte più morbida. Un consiglio molto importante che posso darvi è quella di mettere una bacinella riempita con dell'acqua salinata, e ricordo a tutti che per avere una perfetta salinatura dell'acqua basta avere un rapporto di 1 a 10, quindi il 10% di sale su un litro di acqua. Fatto questo, andiamo semplicemente a tagliare fino a metà riccio. Fin qui può bastare. Giriamo la forbice e proseguiamo il taglio in maniera orizzontale. Cercate di non avere molta foga nel tagliare le spine, in modo da non farle volare e sporcare tutta casa. Fatto questo, con le forbici chiuse adesso, andiamo a pulire l'erba in eccesso che si trova all'interno del riccio. E voilà, il riccio è totalmente aperto, anche se non molto pieno, però il senso era proprio quello, farvi vedere come si aprono. Posiamo il riccio in un piatto e ne apriamo un altro, con la speranza che questo sia leggermente più pieno. Inseriamo di nuovo la forbice, diamo il primo taglietto, come dicevo prima, e proseguiamo in modo orizzontale il taglio. Chiudiamo la forbice e andiamo a pulire l'erba in eccesso come nel precedente riccio. Una bella sciacquata, ecco qui. Tan tan. E anche questo riccio è quasi perfettamente pulito. Poi, se si vuole essere ancora più parsimoniosi nel pulire l'interno del riccio perché l'erba può darvi un po' fastidio, fatelo pure. Ad esempio, a me piace un po' lasciare quel pizzico d'erba che ti dà un sapore in più. Continuiamo con il terzo riccio. Ecco qui, taglio orizzontale, scoperchiamo il riccio e andiamo a pulire l'erba in eccesso. Guardate quanto è semplice e in quanto pochissimo tempo sono riuscito a farlo. Mi raccomando, provateci voi, fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile, se è stato facile riuscire ad aprire i ricci, e fatemi sapere pure se il riccio vi piace di più crudo, accompagnato da un buon pane croccante, o se preferite mangiarlo con un bel piatto di spaghetti. Se vi è piaciuto il video, ricordo di mettere un bel like, iscriversi al canale e mantenere la campanella sempre attiva per i prossimi aggiornamenti. E ricordate, se qualcosa non vi è chiaro per quanto riguarda tutto il mondo del pesce, chiedilo a Domenico. Ciao!